Buonasera. Io, come l'altra volta, ho il compito di fare le presentazioni e di riagganciare i fili di questa settimana del libro, che quest'anno ha come tema leggere e scrivere al tempo del selvaggio web. Abbiamo avuto l'incontro con Marco Gatto la scorsa settimana, che è andato anche al liceo Mazzatinti, e ha avuto una conversazione con alcune classi del liceo classico, di scienze umane e dello scientifico. E continuiamo nella nostra riflessione con Franco Lorenzoni, ci aiuterà anche Raniero Regni, che è il nostro presidente. L'abbiamo detto anche l'altra volta, non è questo nostro porci di fronte ai nuovi mezzi, non è un demonizzarli, è un riflettere, un capire dove ci portano, un vedere cosa si perde e cosa si guadagna con questo nuovo universo digitale. E quello dell'altra volta, infatti, aveva come titolo l'incontro con Marco Gatto e Raniero Regni, Visioni del digitale. Ci è piaciuto molto avere qua, e lo dico anche se diciamo è un po' fuori contesto, questo giovane che veniva dalla Calabria, Marco Gatto, del 1983, quindi molto giovane, che ci ha aiutato a riflettere su tante cose. E nei suoi libri abbiamo letto una cosa particolare che ci ha dato un po' un brivido, che la nostra caratteristica è quella di un'oscena incapacità di, me la sono segnata perché è troppo bella, un'oscena incapacità di rinunciare al privilegio del disimpegno. È da riflettere questo. E noi vogliamo tornare a parlare di cultura, che è il sostrato necessario per fare anche politica, perché le nostre città siano città di dibattito. Dibattito vis-à-vis dibattito col corpo. Oggi con Franco affrontiamo, con Franco Lorenzoni, che è maestro di scuola elementare e è l'animatore della Casa Laboratorio di Cenci, un luogo dove tanti di noi sono state. Ci sono una serie di maestre, più o meno della mia età, quindi posso dire di una certa età, che hanno il ricordo di quando andammo, ormai 20 anni fa, penso, Liliana? 20. 20 anni fa, abbiamo trascorso quasi una settimana da loro. Il Collegio dei Docenti a quel tempo aveva uno spazio all'inizio per fare l'aggiornamento e noi col Collegio, quasi tutte le insegnanti del Collegio, andammo giù per riflettere su alcuni temi legati all'astronomia e per aggiornarci nelle campagne intorno ad Amelia, dove c'è la Casa Laboratorio Cenci, che ancora oggi accoglie aggiornamenti su vari temi. Che si legano insieme col filo della narrazione, e c'è il tema dell'astronomia, il tema dell'incontro con l'altro, e vi invito a controllare il sito Cenci Casa Lab, che vi darà le informazioni più esaurienti di quanto io abbia potuto dire adesso. L'ultima cosa che voglio dire è che, la penultima, laggiù abbiamo la bancarella con alcuni libri e con Rita Rogari che gentilmente fa questo servizio, e con gli attestati, chi ha bisogno di qualcosa può chiedere a lei. L'ultima cosa che dico è una piccola presentazione di Franco. Allora, Franco è un maestro di scuola elementare che ancora lavora, ha scritto tanti libri, io ne vorrei ricordare solo due. Uno che forse, non so se è il primo, L'ospite bambino, però è il primo perlomeno in cui io mi sono imbattuta, e l'ultimo, questo che abbiamo anche qua, che i bambini pensano grande. Sono dei libri che raccontano le sue esperienze didattiche, perché la forza, diciamo, della sua riflessione è questa, di riconfrontarsi ogni giorno con un gruppo classe, con dei bambini, con cui lui va avanti nel suo riflettere rispetto al fare scuola. Adesso oggi ci dirà cosa ci propone, cosa può sottolineare il fare scuola rispetto a una riflessione più generale. Allora, l'ascoltiamo volentieri, e il titolo di oggi era Silenzio e ascolto per tessere relazioni.
ringraziamo anche Raniero che ci aiuterà nel dibattito che seguirà. Questa volta ci siamo attrezzati meglio, abbiamo un microfono gelato, quindi nessuno dovrà venire su, che sappiamo che sono passi tosti da sostenere, per intervenire. Io o qualcuna delle ragazze di Scienze Umane scorreremo con il gelato per chi avesse questa necessità. Grazie. Clara, ripeti la citazione. Allora, grazie dell'invito. Io volevo cominciare con leggervi un piccolissimo frammento di un dialogo fatto in classe e poi cominciare a ragionare su quello. Allora, a me piace sempre molto con i bambini ragionare sul... Si sente? No, non si sente. Ah, dammi quello. Così. Così si sente? Bene, ok, va bene. Ok, allora questo lo spegniamo. Allora, a me piace molto con i bambini ragionare sull'origine delle cose, perché ai bambini gli piace, insomma. Sono io che seguo loro in questo caso. E allora una volta avevamo fatto una camminata vicino, io insegno a Giove, un piccolo paese, e eravamo stati in una grotta che avevamo trovato, insomma, molto bella. Ci eravamo divertiti con dei sassi, a fare dei segni, diciamo così, perché sono grotte di tufo, quindi insomma, uno può lasciare un segno facilmente. E dentro questa grotta io avevo portato le riproduzioni bellissime, che tutti voi conoscete, delle pitture più antiche del mondo, diciamo così. Le abbiamo guardate, le abbiamo osservate, ci abbiamo ragionato, e poi a un certo punto è nata questa discussione. Perché la domanda era perché gli uomini a un certo punto hanno fatto questa cosa, cioè, vivevano malissimo, in condizioni difficilissime, dovevano sopravvivere al freddo, la fatica, la fame, eccetera, gli animali feroci. Perché a un certo punto uno si mette a dipingere? Per quello mi piaceva la frase che ha citato, diciamo, questo, il privilegio del disimpegno. Ecco. Allora, Alessandro, se non c'erano i disegni non ci sarebbe stata nemmeno la scuola, perché prima c'è un progetto e il progetto si disegna. Nisrin, forse un giorno un uomo ha strofinato. Tommaso, un sasso contro un altro sasso e ha visto che lasciava un segno. Maya, forse voleva affilare un sasso per fare una lancia e ha capito che con i sassi poteva disegnare. Lorenzo, forse per disegnare il sole facevano tanti cerchi uno dentro l'altro. Alessandro, forse sui muri disegnavano un progetto di quello che facevano. Potevano andare a caccia, cosa cacciavano. Ambra, forse è stato un bambino e quando il papà era morto lui voleva continuare. Mario, allora l'ha inventata un bambino, la pittura, non l'ha inventata un bambino, se lui voleva continuare quella del papà, se già la sapeva fare suo padre, che uno la reinventa. Seriana, a noi bambini piace tanto disegnare, forse la pittura è l'invenzione di un bambino. Allora, è un frammento di discussione, la discussione è molto più lunga, adesso non ve la leggo. Proviamo a vedere quello che ci dicono. Anzi, faccio un passo indietro. C'è una frase bellissima di Winnicott, che è uno psicanalista inglese, che dice: nessuno si rende conto che i bambini hanno molto più da dare che da ricevere. Questo è molto importante per me. Questa frase, a prenderla sul serio, rovescerebbe completamente la nostra didattica, forse anche il nostro modo di genitori di stare con i nostri figli. Che vuol dire che i bambini hanno bisogno di dare più che di ricevere? Innanzitutto che hanno dei pensieri, pensano tantissimo i bambini. E spesso noi
Non è che non li ascoltiamo anche, ma non diamo veramente valore al loro pensare, soprattutto a scuola. Cioè diamo valore al loro pensare solo quando converge in quello che noi vorremmo che loro pensassero. E questo è un problema che adesso affronteremo da più punti di vista, perché è un problema chiave. Se avere o non avere fiducia nel loro pensare autonomo. Allora, prendiamo questo frammento di discussione. Ci sono un sacco di cose. La prima ipotesi, il progetto. Per costruire bisogna immaginare, progettare. Di più. Per costruire bisogna che le idee immaginate si concretizzino in qualcosa di visibile. Per Alessandro così nasce il disegno. Cioè, quando uno non solo ha un'idea, ma quell'idea lascia un segno. È un passaggio fondamentale. Seconda ipotesi, il caso. Nissen e Tommaso dice loro stavano usando dei sassi e per caso hanno lasciato un segno e hanno detto, ah, questo lascia un segno. Molto interessante. Il terzo, Maya dice una cosa molto bella. Dice, lui stava affilando un sasso per fare una lancia, per fare una freccia. Si è accorto che poteva disegnare. Questo è un passaggio chiave. Io non vado a caccia, disegno, va a caccia. Se ci pensate, è l'inizio del nostro... Noi viviamo nell'universo di simboli, giusto? Quell'universo di simboli è cominciato quel giorno che uno dentro una grotta ha lasciato un disegno. Quindi è un passaggio fondamentale. Ed è bellissimo come lo racconta Maya, perché Maya lo racconta che è una bambina molto pacifica, pacifista anzi, cioè nel senso molto presa da questa idea di bisogna essere pacifici, e dice, forse uno voleva cacciare e poi invece ha scoperto si poteva fare un'altra cosa. Invece che uccidere, disegno. Insomma, interessantissimo. No, Maya, devo fare un piccolo parlare su Maya, perché Maya mi ricordo una volta che vennero degli amici di Save the Children a parlare con noi per delle cose, e chiesero che superpoteri volevano avere. Ogni bambino, volare, ognuno ha detto tante cose, tutti i bambini. E Maya ha detto, capire gli altri. Insomma, in quarta elementare, il superpotere. Poi il giorno dopo mi ha detto, maestro, ho pensato anche agli animali. Anche ce l'ha pensato tutto il giorno. Cioè. No, per dire, sono dei bambini che veramente hanno molto da insegnarci. Non l'avevo mai sentita dire come superpotere capire gli altri. E in effetti penso che sarebbe importante che si diffondesse. Mi ha stimolato questa frase che ha letto Clara, Maria Clara, e vi devo leggere questo pezzettino di Calamandrei. Allora, Calamandrei, Piero Calamandrei, che è stato uno dei fondatori della nostra Costituzione, dice, ricordo di aver letto una curiosa avventura capitata a uno degli impressionisti francesi, forse Manet o Cézanne, al quale un giorno, mentre dipingevano in plein air, in Catalogna, si avvicinarono da un campo due contadini e si misero a guardare dietro alle sue spalle sul cavalletto. Stettero a lungo zitti e poi uno bisbigliò all'altro, forse credendo che il forestiero non intendesse l'idioma catalano. Guarda cosa hanno inventato questi farabutti pur di non lavorare. È fantastica. Allora, questi farabutti che hanno inventato la pittura per non lavorare, cioè siamo noi, insomma, non facciamo niente, no? Scriviamo, leggiamo, dipingiamo, insegniamo, cioè facciamo niente di utile, diciamo, immediatamente, non alleviamo pecore, non coltiviamo il grano, non facciamo niente delle cose che rendono la vita possibile. Bene, in questo universo, è molto interessante il punto di vista, perché questo piccolo ricordo che ricorda Piero Calamandrei è lo sguardo di chi non ha mai dipinto, ovviamente. Guarda cosa sono inventati questi farabutti. Cioè, ci sarà stato anche qualche cavernicolo, immagino, che quando quello dipingeva le meravigliose pitture che Picasso dice sono le più grandi mai dipinte nella storia dell'umanità, si domandava che stai facendo, no? Sicuramente. Ecco, il nodo allora è, con i bambini e anche dentro di noi, riuscire a sostare nelle domande. Cioè, credo, per incominciare a avventurarci un po' nel selvaggio web, come dite voi, a Gubbio, ancora un episodio.
prima elementare, una bambina a ottobre porta dentro una scatolina di medicine vuota un lombrico. Porta un lombrico, bene. Lo tira fuori, tutti i bambini stanno lì accanto, qualcuno fa paura, qualcuno invece ci gioca con le dita, qualcuno lo mostra agli altri per fargli paura, insomma, grande appassionamento intorno a questo lombrico. C'era l'insegnante di sostegno, appena arrivata, la quale stava trafficando col tablet per il registro elettronico, quelle cose che facciamo. Immediatamente, siccome i bambini hanno cominciato a fare domande sull'lombrico, immediatamente ha digitato e ha tirato fuori, sul tablet c'erano 100 lombrichi meravigliosi di tutto il mondo, risposte. Gli ho detto, no, ferma, spegni, per favore spegni. Perché? Perché se io avessi letto, letto perché in prima elementare non sapevo leggere, gli avessi letto tutto quello che lì si diceva sul lombrico, avremmo finito là. Allora, il nodo, credo, diciamo, per avventurarci nel selvaggio web, la prima cosa è recuperare la pazienza e il saper sostare nelle domande. Questo è fondamentale. Io mi ricordo Amedeo, il figlio della mia compagna, qualche anno fa faceva l'università a Roma, diceva, è impressionante con i miei compagni di università che qualsiasi argomento si parli, se qualcuno c'ha una domanda, immediatamente cercano la risposta. Dice, ma senza darsi il tempo di parlare. Allora, questo accorciamento dello spazio tra le domande e le risposte fa male. Io credo che faccia male. Faccia male perché impedisce la fatica dell'elaborare una propria idea e soprattutto impedisce la fatica del confrontare la nostra idea con quella di un altro. Sfregare e limare i nostri cervelli gli uni con gli altri, come diceva Montaigne 400 anni fa, che non aveva i tablet. Quindi c'è il problema di sfregare e limare i cervelli uno contro gli altri, che è un'immagine bellissima, secondo me. Cioè l'idea che il mio cervello si sfrega col tuo. Ed è bellissimo, un'esperienza bellissima. Anzi, è l'esperienza che si fa a scuola. Cioè la scuola ha senso in quanto è il luogo dove noi sfreghiamo i cervelli gli uni con gli altri. Cioè proviamo a capire come l'altro capisce qualcosa e come la capisce diversamente da me. Ancora un altro punto che mi sta molto a cuore. La cultura è relazione, sempre. È solo relazione. Cioè un libro in sé non ha nessun valore, assolutamente nessun valore. Ha valore nel momento in cui io lo leggo, o tu lo leggi, o tu lo leggi. Allora diventa qualcosa, in sé non ha nessun valore. L'oggetto culturale, se non è in relazione con qualcuno che ne fa qualcosa, non esiste. La cosa interessante, faccio ancora un esempio molto pratico, leggiamo le streghe di Roald Dahl, l'estate. Dico ai bambini, leggiamo la streghe di Roald Dahl. Torniamo a scuola, tutti, chiedo di scegliere una pagina, di scegliere un episodio, un momento di quel libro. Perdiamo un paio, due, tre giorni, perché ognuno deve leggere la sua pagina, raccontarla. Le pagine sono tutte diverse, nessuno ha scelto lo stesso punto. Allora, che cosa è successo, è interessante, nella nostra classe? Il fatto che io, alla fine di tutto questo giro, di questo discutere, su un libro che abbiamo letto tutti quanti, io so di più delle streghe di Roald Dahl, perché tu mi hai detto una cosa a cui non avevo pensato, tu hai scelto un dettaglio che io non avevo visto con tanta attenzione, tu hai scoperto un particolare. Quindi io so qualcosa di più dell'oggetto culturale, ma so anche qualcosa di più di Nisrin, di Seriana, di Lorenzo, di Tommaso, perché ciascuno di noi, quando sceglie qualcosa, sta dicendo qualcosa di sé, sta raccontando qualcosa di sé. Se noi diamo valore a questo, se pensiamo che sempre la conoscenza del mondo è anche conoscenza di noi stessi, e la conoscenza del mondo è anche conoscenza degli altri con cui stiamo ricercando questa conoscenza, allora capiamo che il lavoro, per fare questo lavoro ci vuole molto tempo, molto tempo. Quindi automaticamente dobbiamo fare meno cose. È obbligatorio.
Cioè, per fare una didattica capace di ascolto e capace di giovarsi delle differenze, dobbiamo impiegare molto tempo e restare sulle cose molto a lungo. Allora, siccome il selvaggio web va molto veloce, e ci stiamo dentro, siamo tutti dentro, ovviamente, l'unica possibilità è che dentro questa velocità e continua bombardamento di immagini, di soluzioni, di spiegazioni, di giochi anche molto divertenti, ok? Che ci sballottolano in giro per il mondo, no? Gli adolescenti giocano con uno in Australia, con uno in California, hanno questi giochi pazzeschi in cui sono collegati con le cose. Benissimo, questo c'è, è la realtà, quindi non la demonizzo assolutamente, questa c'è. Dobbiamo riservarci qualcosa che riequilibria. Quindi a scuola, solo a scuola si può fare. Dobbiamo perdere tempo su alcune cose, ma tanto tempo. Cioè starci, ritornarci, discuterne, riragionarci. Perché questo ci permette di fare un'operazione che dentro il web non si può fare. Allora, capire che c'è qualcosa rispetto alla conoscenza, al rapporto con la conoscenza, che bisogna farlo con altri strumenti. Siccome però il web è molto potente, è molto attraente, dobbiamo rendere altrettanto più attraente l'altra cosa. Io penso che il mestiere degli insegnanti è quasi solo questo in questo momento, cioè riequilibrare il fatto che l'umano, cioè la persona che pensa, che riflette, che sosta sulle domande, che si confronta, che si scontra con gli altri, sta crescendo e questa sua crescita è nutritiva per se stesso e per gli altri. Quindi la creazione della comunità classe non è altro dalla conoscenza, cioè tanto per intenderci, non so se anche qui a Gubbio, ma in Umbria, nella bassa Umbria, le ASL organizzano, da tanti anni, organizzano alcune attività per lo star bene a scuola. Già lo star bene a scuola a me mi inquieta un po', no? Perché se uno fa qualcosa per star bene a scuola vuol dire che si sta male, no? Ovvio. Va bene, allora, star bene a scuola. Allora che cosa c'è? C'è il circle time, c'è l'educazione affettiva, la scuola dell'infanzia, c'è, ragioniamo sulle emozioni, e tutti quanti hanno le emozioni, le faccine, le emozioni, tutta questa roba. Attenzione, se lo star bene è qualcosa di separato che affianca l'apprendimento hard, curricolare, insomma, imparare bene l'italiano, la matematica, fare quelle cose là, non va bene, per me non va bene, perché ci dà l'idea che c'è, cioè noi facciamo stare male con la matematica, male con la geografia, facciamo stare male, e poi dopo facciamo l'angolo star bene in classe, no? Star bene. Non va, no? C'è qualcosa che non funziona. A me piacerebbe, il mio sogno è che uno sta bene, si diverte facendo la matematica. Cioè, sta bene ragionando. L'altro giorno ci abbiamo fatto una discussione appassionantissima sul cerchio, anzi ve lo propongo anche a voi, perché la domanda è se il cerchio ha un solo lato, nessun lato o infiniti lati. Su questo abbiamo passato una settimana che stiamo lì. Non lo so come andrà a finire. Per arrivare all'area del cerchio impieghiamo un mese e mezzo, perché voglio che loro cercano di capire come si fa a misurare in quadratini una cosa circolare. E questo è il nodo che dobbiamo cercare di affrontare. Come? Non lo so. Ma ci stiamo dentro e si divertono. Si divertono a tagliare in mille pezzi un filo di carta per fare i lati che sono talmente piccoli che poi non... Insomma, ci stiamo ragionando sopra. Questo per dire che tutte le cose si può divertire molto, molto. Faccio un esempio di geometria, visto che l'ho tirata fuori. Non so se l'ho già fatto questo, però. Comunque, lo ripeto. Questo è un quadrato, d'accordo? Il quadrato è la figura più stupida che c'è, diciamo. Possiamo dircelo. Se tu dici a un altro, sei un po' quadrato, non è proprio un gran complimento, no? C'è la testa quadrata, no? Cioè, non è. Però è molto comodo. Le mattonelle qua sono quadrate dappertutto. Poi soprattutto è molto comodo per misurare, giusto? Noi misuriamo col metro quadrato, il centimetro quadrato, insomma,
quadrato è comodo. È molto semplice anche. Oggi abbiamo scoperto in classe che sono tutti simili i quadrati, quindi questa è una grande scoperta, tutti contenti. Cioè. Bene, il quadrato. Basta che io faccio questo, e immediatamente andiamo verso un mondo straordinario, perché voi sapete bene il teorema di Pitagora, quindi anche in quinta elementare, anche se non si deve fare, ma io lo faccio lo stesso perché è troppo divertente, questo è 1, il quadrato sarà 1, giusto? Questo è 1, il quadrato sarà 1, quindi questo quadrato qua sarà 2, giusto? 1 più 1 fa 2. Si può fare anche con i triangolini, qua ci stanno due triangolini, qua 2, qua ce ne sono 4. Si vede anche con i blocchi logici. Oh, se questo quadrato è 2, questo lato sarà radice di 2. La radice di 2 non la sanno in elementare, però sanno che ci sarà un numero che è moltiplicato per se stesso da 2, giusto? Beh, cominciano, partono. 1,4, no, 1,39, 1, 3 giorni di calcoli, pazzi, proprio, riempiono quaderni, eccetera. Non c'è, questo numero non c'è. A un certo punto Lorenzo è arrivato a un miliardesimo, non so, virgola, cioè arrivato 9 numeri dopo, niente, no, non va. Dopo 3 giorni, vabbè, usiamo la calcolatrice, non c'è. Cioè, non è che non c'è questo numero, c'è, ma è infinito. Che vuol dire che è infinito? Questo è un problema. Allora, Mattia dice, se è infinito io lo conto tutta la vita, poi quando muoio mio figlio continua a contare. Allora, un altro gli dice, scusa, ma ti pare che uno quando muore il padre sta lì e si mette a contare? Gran discussione sulla questione. Comunque, questo è l'infinito. Cioè, questo numero qua è infinito. Allora capite che in un quadrato, che è la cosa più tranquilla che c'è, tu basta che lo pieghi e trovi l'infinito, c'è da fare un urlo. Giusto? Cioè, ha capito che la cosa è grave. Tanto grave che i pitagorici, quando scopersero questa cosa, dissero non ditelo a nessuno. Perché ovviamente quelli fondavano un'intera religione sui numeri, quindi c'è un numero che sballa tutto, numero pazzo, lo chiamiamo anche noi numero irrazionale. Gli irrazionali non è che sono tanto, no? Vabbè, che adesso va molto di moda l'irrazionale, pensare con la pancia, vabbè, comunque. Per dire che ci sono delle cose meravigliose, sono bambini che vanno fuori di testa con questa cosa qua, con un semplice quadrato piegato in due. Se diamo loro la possibilità di starci dentro, cioè non di trovare la soluzione in 4 e 4, 8, la formula, perché stare dentro, che cos'è un numero irrazionale, quindi un numero infinito, non è una cosa così, no? Regaliamo ai bambini la possibilità di pensare cose potenti, perché loro ci stanno, non desiderano altro che porsi questioni chiave, questioni cruciali, perché hanno bisogno di questo, perché nutre la mente, da sempre ha nutrito la mente. Allora stiamo attenti a che la quantità di informazioni non ci devi dalla possibilità di pensare che dentro una informazione c'è un'infinità di cose da scoprire. Diciamo, come in un mondo orizzontale, tutto fatto di reti di relazioni velocissime, noi dobbiamo lavorare sulla verticalità, andare molto in profondo e andare molto in alto, lavorare sull'immaginazione, lavorare sullo scavare. Siccome è una cosa controvento, bisogna navigare di bolina, perché tutto va in un'altra direzione, la scuola deve faticare, ma insegnare questa fatica. Perché per fare questo bisogna faticare. Allora, l'altra questione fondamentale è che il commercio, perché poi diciamo le tecnologie sono anche oggetti in vendita, sono soldi, denaro, investimento, eccetera. Qual è lo scopo massimo del pubblicitario, del commerciante, di chi vuol vendere? È semplificare. Semplificare. Oggi un telefonino lo dai in mano a un bambino di un anno e mezzo, e lui lo sa usare. Lo sa usare, dopo un po' impara a usarlo. Non sa ancora leggere, non sa ancora scrivere, non sa ancora parlare, ma lo sa usare. D'accordo?
Allora, da una parte c'è la semplificazione, che fa molto comodo agli adulti un po' pigri, perché se un bambino è molto isterico, molto agitato, tu basta gli dai una cosa così, si calma, ok, te lo scordi, e fa molto comodo a chi vende i telefonini. Quindi c'è questa convergenza terrificante tra il mercato e la pigrizia adulta. Tutto questo rende il bambino in carcere. Diciamo, lo arresta, sono gli arresti domiciliari. Perché lo fa stare dentro un mondo che, dove può stare ore tranquillamente. Non ha curiosità di uscire, perché c'è tutto il mondo qua. Ma tutto il mondo nello schermo non è il mondo che sta fuori. Mi ricordo un ragazzino anni fa che disse, allora c'aveva un videogioco fantastico sullo sci, veramente fantastico, mi sembra di sciare, eh? Io ho detto, ma con tutti i soldi che hai speso in questa cosa potevi farti una settimana bianca? E lui mi ha risposto tranquillissimamente, dice, ma lì fa freddo. No, guardate che la risposta fa ridere, ma fa piangere, Perché è come dire, io simulo qualche cosa, ma quanto ti perdi? Vedi pure le campane se vengono a suonare. Cioè. Quanto ti perdi? Cioè, nel senso che quel freddo è anche vedere, è anche salire sulla montagna, è anche la fatica di cadere, di imparare, di bagnarti. Cioè, come dire, una gamma di esperienze vastissima che non la posso fare con lo schermo. Allora, attenti, perché l'avvilimento del corpo è anche un avvilimento della testa. Le due cose vanno insieme. Allora, ci sta, la tecnologia ci sta, è molto potente, molto pervasiva, noi dobbiamo fare tutto quello che lì non ci può stare. La scuola ha l'obbligo, la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, di fare tutto quello che non si può più fare, dipingere sporcandosi, trattare la terra, la creta, piantare un orto. Perché quell'insegnamento che dà l'orto, per esempio, che tu pianti un seme e non sai se verrà fuori, è un grandissimo insegnamento. Perché l'aleatorietà, il fatto che tu non controlli, il fatto che forse oggi piove, forse no, posso uscire a vedere le stelle, no, forse no, la luna, no. Allora, tutto ciò che è collegato alla natura anche è non programmabile dall'uomo. E fa bene sapere questo. Perché se noi educhiamo i bambini, i ragazzi, dentro un mondo che loro pensano di poter controllare, sbagliamo tutto, perché noi sappiamo benissimo nella nostra vita, chiunque di noi, se pensa alla sua vita, sa perfettamente che tutte le cose più importanti lui non le poteva decidere, o le ha decise in parte, le ha in parte orientate, ma tutto il resto non dipendeva da lui. Allora, quest'idea di pensare che la vita e la comunicazione con gli altri, e l'amore, e tutto quello che succede, le conoscenze, tu le controlli e le puoi decidere tu, è sbagliata, è falsa. È una fake news, molto diffusa. Allora, attenzione, perché se noi abbandoniamo i ragazzi solo alla tecnologia, loro cadono in questa trappola che è veramente bestiale, perché rovescia tutto. No, io non mi attrezzo rispetto all'imponderabile, a ciò che non posso controllare, che è un'attrezzatura fondamentale, no? Seneca, non so come dire, Socrate, non so come dire. Io mi attrezzo per poter affrontare la vita che non controllo, ma penso solo che devo utilizzare nel miglior modo, più velocemente possibile, tutto ciò che mi fa controllare la vita. E guardate che questo è un nodo culturale molto forte, perché noi siamo di fronte a dei cambiamenti enormi, sociali, economici, di lavoro, di relazioni interumane, interrazziali, enormi, di cui nessuno sa come andranno. Oggi non è possibile educare al futuro. Io faccio una bella scuola per dirvi l'Europa fra 30 anni, fra 50 anni, ma anche basta 30. Nessuno lo sa. Allora l'unica possibilità è che io mi attrezzo dentro a essere il più flessibile possibile, il più acuto possibile, il più capace di vedere le cose da più punti di vista, per poter affrontare dei problemi che io adesso non solo non so risolvere, ma non so nemmeno che problemi sono. E questo è un problema grosso. Mi fermo qua con questa prima parte e provo a affrontare il tema
che mi è caro, diciamo così, che è il tema del silenzio. Perché? Che c'entra il silenzio con tutto questo? C'entra perché in qualche modo non c'è ascolto senza un po' di silenzio interiore. Io non posso ascoltare un altro se sto continuamente col computer acceso, quello mentale, cioè io che penso continuamente e sovrappongo i miei pensieri alle sue parole. Allora, torno ai bambini che sono sempre una grande fonte di ispirazione. Vi leggo alcune frasi, queste sono di qualche anno fa, no, non di qualche anno, di 20 anni fa. Però sono così belle che io me le porto appresso. Il silenzio è un sogno, un rilassamento, una canzone che non riusciamo a sentire, Nicole. Il silenzio è come l'ombra, secondo me l'ombra di qualunque essere vivente è il silenzio in persona. Il silenzio è una cosa speciale che non si può raggiungere anche se lo abbiamo vicino, Giorgia. È difficile da descrivere perché si vede solo con le orecchie. Il silenzio ti segue ovunque tu vada, Nicolò. Per me è il comandante della nostra vita, perché quando un bambino nasce, piange. E quando un anziano muore, lì c'è sempre silenzio, Veronica. Il silenzio vive ma poi muore, vive e muore, come quando un uccello cinguetta e poi puff, totalmente silenzio, Lorenzo. Il silenzio è un vuoto, un buco, il nulla. È difficile cadere nel buco del silenzio perché non devi essere concentrato sul nulla, solo nel silenzio. Il silenzio per me è in ogni angolo di una stanza, di un prato, in ogni centimetro c'è il silenzio. Non si sente solo con l'udito, ma anche con il corpo e l'anima, quando è dentro di te. Non è molto semplice ascoltarlo perché ci devi mettere il sentimento e la forza. Il silenzio è una strada, ma non è molto facile prenderla e non è facile seguirla. Il silenzio per me è una cosa indescrivibile e io credo che non sono mai stata in un vero silenzio. Questo testo di Sabrina per me è meraviglioso. Cioè, lei dice che per incontrare il silenzio c'è bisogno del sentimento e della forza. E poi dice una cosa bellissima, dice, io non sono mai incontrato veramente il silenzio. È molto profonda questa sua riflessione. Poi c'è Alessio che dice questo. Il silenzio è grandissimo, quasi quanto tutto il pianeta. E se tu riesci a vederlo, sparisce. Io e tutti gli uomini siamo sempre in debito col silenzio. Qualcuno di noi dovrebbe stare sempre zitto.
ma nessuno si vuole offrire volontario, e così il silenzio rimane senza amici. Allora Alessio non sa nulla dei monaci, di chi si ritira, degli eremiti, ovviamente non sa nulla, nessuno mai gliene ha parlato, ma lui ha capito che per il bene dell'umanità c'è bisogno di qualcuno che fa questo per gli altri, qualcuno che è amico del silenzio, perché se il silenzio rimane senza amici va male. È profondissima questa sua riflessione, dice nessuno vuole, giustamente dice, ma chi è che vuole stare zitto? Però guardate che queste riflessioni, che appaiono come straordinariamente poetiche, sono bellissime, effettivamente anch'io quando le rileggo mi emoziono, sono semplicemente dovute al fatto che io con i bambini, con questa classe, cerco sempre di farlo, adesso con più fatica, devo dirlo, faccio alcune cose in assoluto silenzio. Per esempio, quando dipingiamo, io chiedo ai bambini, impongo ai bambini, con molta autorità, insomma, proprio prepotentemente, di stare in assoluto silenzio, anche silenzio con i piedi, proprio piano piano, perché so matematicamente che se loro dipingono in silenzio è molto più bello quello che viene fuori. Non c'è paragone. Così come se andiamo nella natura, in un bosco, in un boschetto, in un giardino, a disegnare le foglie, a guardare le nuvole, fare qualsiasi cosa, se io dico adesso mezz'ora stiamo in assoluto silenzio, stanno in assoluto silenzio. E guardate che i bambini, questo anche a Cenci lo facciamo tanto, guardate che i bambini ci stanno, più degli adulti, hanno più difficoltà un gruppo di insegnanti che non un gruppo di bambini. Perché? Perché in qualche modo sentono che quel silenzio là non è il silenzio di noi che urliamo fate silenzio! Quello è un altro silenzio. È un silenzio compagno di una esperienza. Perché io parto dalla pittura? Perché a loro gli piace dipingere, no? Allora, se collego il silenzio a un'attività che a loro piace molto, in prima, è più facile che rimanga. Loro sanno che quando si dipinge è così. Poi dopo un po' lo sanno, quindi... E guardate che è bellissimo vedere 22 ragazzini che stanno lì, in silenzio, attenzione, guardano i colori in modo diverso, guardano tutto in modo diverso. Allora, di questo c'è un enorme bisogno. Io penso che il silenzio è una delle cose abolite nelle nostre case, nelle nostre relazioni, nelle nostre... Pensate per esempio che esperienza straordinaria è per un bambino addormentarsi con la voce della mamma o del papà che racconta una storia al buio, o con una luce tenue. Tu compi quel viaggio molto misterioso, molto pericoloso anche, pauroso, del passare dall'essere sveglio e dall'essere addormentato, che fa paura ai bambini, è normale, perché somiglia molto alla morte, sappiamo benissimo. E tutti i giorni noi compiamo questo momento di passaggio. Che differenza c'è? Vedi, una sapienza antichissima. Nel farlo con una voce che ti accompagna fino al momento in cui tu non la senti più. È potentissima questa cosa. Perché sono state inventate le fiabe? Che in tutte le latitudini di tutti i continenti ci sono. Delle storie che accompagnano l'addormentamento. Oppure tu stai nella tua stanzetta da solo con una televisione accesa e ti addormenti come la stragrande maggioranza dei bambini oggi. Allora è una fatica chiaramente raccontare una storia, poi se c'è un figlio che non si addormenta racconti un sacco di storie, ma c'è qualcosa di interessante in quella relazione, perché è una relazione in cui c'è solo voce, qualcosa che evoca questa voce, e il passaggio più delicato che esista, perché è passaggio dentro il sonno. Allora, queste cose il selvaggio web nemmeno sa che esistono. Nemmeno sa che esistono. E non diciamoglielo. Promettete, non dite mai niente. Perché questi sanno tutto, eh. Sanno tutto, ci seguono, sanno tutto. Non ditelo a nessuno. Non fatevi sentire. Però pratichiamolo. Perché ci aiuta a recuperare alcuni gesti che io chiamo con De Martino, un grande antropologo italiano, eccetera,
elementarmente umani, sono gesti elementarmente umani che noi non possiamo perdere. Allora, benissimo il web, se manteniamo una zona in cui noi siamo liberi da questo obbligo di connessione. Diciamo, l'obbligo di connessione è come la leva obbligatoria, insomma, è un esercito, stai dentro un universo concentrazionario che non decidi tu, soprattutto, che non decidi tu. Altro elemento fondamentale, io sto dicendo tutto quello di cui abbiamo bisogno per sopravvivere al web. Dare valore alle nostre libere associazioni. Le libere associazioni sono il respiro del pensiero. Sono la cosa più bella che esiste. Io vedo quelle tre ragazze sotto la montagna con delle nuvole, c'è uno inginocchiato e mi viene in mente qualcosa. Che cos'è quello? È un vulcano, no? Sono delle aquile. Che cos'è? È una nuvola che sta passando? Che cosa sarà? Ecco, se io mi do il tempo di guardare quel quadro, quel pezzo di affresco, piano piano mi vengono delle associazioni. E le associazioni sono mie, possono venire solo a me, sono come i sogni, esattamente come i sogni, cioè stanno in relazione alla mia intimità più profonda, perché da lì spunta qualcosa che mi evoca qualcosa che c'ho dentro che non sapevo nemmeno di avere. Queste sono le libere associazioni e sono il fondamento della conoscenza. Noi conosciamo in base alle associazioni. Se non associamo non possiamo conoscere niente. Per capire una cosa dobbiamo sempre pensarne un'altra, vicina, che ci aiuta a farcela conoscere. Tutto quello che conosciamo è così. La conoscenza è una catena di cose che si illuminano a vicenda. Bene. Le associazioni che fa il signor Google, che ne fa tantissime. Per esempio, io compro un paio di scarpe. O anzi, nemmeno io, un amico mio di passaggio a Cenci compra un paio di scarpe dal mio computer, d'accordo? Camper, bellissime scarpe. È l'inferno, perché io per mesi mi appaiono sempre scarpe, cioè ovunque io clicco mi appaiono delle scarpe, perché lui crede che io voglio delle scarpe. Alla fine le comprerò queste scarpe anch'io, perché non ne posso più. Allora, questo è un altro tipo di associazione, ed è l'associazione... Si chiama algoritmo, e lei è l'algoritmo che sta mettendo la mia vita dentro il suo sistema di acquisti e di vendite. È molto utile perché io posso sapere un sacco di cose. Wikipedia, sappiamo che tutti lavorano con Wikipedia, perché è comodissimo. Certe voci sono ben fatte, altre meno. Bene, okay. Attenzione però, quello che non ci può dare l'associazione di Google è il rapporto con la mia intimità. Quello non ce lo può dare. Mi può dare un rapporto solo col mio desiderio espresso, cioè col fatto che ho comprato qualcosa, oppure che ho visitato dei siti che parlavano del razzismo nel mondo. Bene, io ho visto un sito che parla del razzismo nel mondo, dice, ah, ma tu sei antirazzista. Automaticamente ti appaiono tutte le persone che pensano come te. Nel web io mi sento perfettamente a mio agio, perché trovo continuamente notizie che confermano quello che penso. Io sono nazista, vorrei uccidere tutti, neri, bambini, froci, omosessuali, tutti. Li voglio ammazzare. Di colpo il web mi dice, sì, anch'io. Lo voglio fare anch'io, perché no? Facciamolo, guarda come lo farò bene. Ti insegnano come farlo. Allora attenzione, perché la grandissima libertà di conoscere in rete tutto, in realtà spesso è uno specchio, che ti dice, tu sei così, e guarda, io ti mostro tutti quelli che sono così. Per cui io sto a Gubbio, però sto anche nel mondo. Che meraviglia, sto nel mondo, cioè ho rapporti con tutti. E tutti nel mondo mi dicono, tu hai ragione, anch'io penso come te. Allora, attenzione, perché tutto questo è l'opposto dello sfregare, limare il tuo cervello contro quello degli altri. Perché o ti conferma, o se ti sconferma, tu puoi subito mandare un tuo insulto. E tu mandi il tuo insulto e ti senti molto forte, hai mandato il tuo insulto. Il problema è che anche il Presidente degli Stati Uniti lavora così. No.
Quindi è preoccupante, no? E giustamente c'era un esperto di politica internazionale che diceva, avendo un presidente che pensa come un tweet, la situazione è, incontrerà l'altro dittatore o no? Non lo so, forse, fra un mese, ma fra un mese è troppo tempo, quanti tweet saranno passati? Cioè, allora, lavoriamo per la fatica, per lo sforzo, per ciò che ci aiuta a concentrarci, per ciò che ci mette in discussione, per ciò che ci aiuta a non dare per scontato niente. E soprattutto lavoriamo contro la semplificazione. La semplificazione è il nemico giurato della conoscenza, dell'amore per la conoscenza, della filosofia. La semplificazione massima è la guerra. La guerra è la semplificazione massima. Tu c'hai un nemico, lo uccidi. È la semplificazione massima. La pace è faticosissima, difficilissima. Stamattina abbiamo fatto una bellissima discussione in classe perché abbiamo discusso perché si gioca sempre alla guerra e ci divertiamo un sacco e non si gioca mai alla pace. Allora dice, perché è noioso, giocare alla pace è noioso. Allora, un bambino diceva perché. Abbiamo fatto tutta una discussione, vorremmo farci uno spettacolo su questa cosa, adesso non so se ci riusciremo, ma insomma. Il nodo è perché è più divertente giocare alla guerra che alla pace. Allora, chiaramente giocare alla guerra non è la guerra, eh? Attenzione, giocare alla guerra può essere molto divertente, eh? Però il nodo c'è, in qualche modo, la questione è aperta e non è così semplice. Torno un attimo indietro al silenzio, perché mi sono fatto l'idea che esistono tanti tipi di silenzio. Allora, faccio un elenco. No, io dico perché il silenzio, sto parlando molto del silenzio perché so che è una cosa difficile da fare, però penso che noi insegnanti dobbiamo imparare, insomma, è una cosa molto importante. Nella formazione degli insegnanti io farei un bellissimo esame sul silenzio, pratico naturalmente, un esame pratico. Sì. Allora, c'è il silenzio pesante, quello della tensione. Io per esempio a casa mia, quando ero piccolo, c'era un grande conflitto tra mia madre e mia suocera, insomma sua suocera, mia nonna, e certe volte c'era un silenzio tremendo. Io me lo ricordo perfettamente, tagliavo col coltello, c'era una cosa, c'era tensione dentro casa. Quello è un silenzio pesante, nel mio ricordo molto negativo, molto brutto. Poi c'è il silenzio, diciamo, lo chiamo mistico, ma insomma, anche senza che sia veramente mistico. Comunque un silenzio che tu hai quando vuoi un po' affrancarti da questo mondo. Io l'ho sperimentato con Grotowski, ho fatto dei lavori con lui, e lui faceva un teatro del corpo, in cui il silenzio era molto importante, ed era un silenzio estatico, come dire, tu stai in silenzio, che noi abbiamo sperimentato tante volte alla Casa Laboratorio di Cenci, per esempio vedere un'alba in silenzio è bellissimo. Tu ti alzi di notte, vai fuori e aspetti i primi colori che arrivano, poi piano piano cresce la luce, è molto emozionante. Molti bambini non hanno mai visto un'alba. C'era una bambina che diceva, ieri abbiamo visto il tramonto di quando il sole sale. Non c'aveva la parola, non conosceva la parola. La parola alba non la conosceva, per dire. Poi c'è il silenzio del respiro, nel senso che quando tu respiri, fai silenzio, per forza. Prendi l'aria, no? Che c'entra col canto, col ritmo. Non esiste musica senza pausa, no? Quindi questo è molto interessante, perché per esempio a scuola c'è troppa poca musica, ed è un grande peccato, perché la musica è un... Come diceva Benjamin, l'unico linguaggio universale rimasto dopo la caduta della Torre di Babele. La musica, puoi comunicare con tutti con la musica. In tutto il mondo puoi comunicare con la musica. La musica è veramente un linguaggio universale. Noi possiamo ascoltare una musica di un popolo di cui non capiamo niente, non sappiamo niente, ma la musica ci arriva. E bisogna fare molta musica, molto canto, molto suono, perché aiuta. Si sta bene, tutti i bambini quando sono contenti.
Perché? Poi, senza anche la ASL, senza bisogno della ASL, senza il circle time, facciamo un po' di musica. Già quello fa benissimo e si impara molto. Poi, la musica della concentrazione, quella che ho raccontato prima rispetto al dipingere. Cioè sto in silenzio perché sto facendo una cosa e voglio fare una sola cosa. Ecco, se c'è il multitasking, dobbiamo fare il monotasking. È molto importante. Monopattino o monotasking? No, fare una cosa sola. È molto importante fare una cosa sola. Importantissimo. Ogni tanto fare una cosa sola. Sembra strano, ma si può. Si può ancora fare una cosa sola. Poi c'è il silenzio reattivo. Non ne posso più. I bambini che dicono, basta, troppo casino, cioè, no? C'è sempre qualcuno che non ce la fa più. Le maestre e i maestri sono molto, diciamo, dentro questo universo del... E poi c'è l'ultimo, di cui mi soffermerò tutto il resto della conferenza, è il silenzio che permette l'ascolto. Cioè il silenzio che io faccio perché sono davvero curioso di quello che tu dici. Questo non è solo un silenzio di non parlare, non interrompere, non tagliare la parola dell'altro, ma è anche un silenzio rispetto al giudizio. E questo è molto più difficile. Cioè tu ascolti un altro se attenui il giudizio. Il giudizio c'è sempre, però lo puoi attenuare. Perché guardate che il giudizio è una delle cose che fa più male ai bambini in assoluto. Noi, purtroppo, per deformazione professionale, dopo un po' di mesi, ci aspettiamo delle cose da dei bambini e ci aspettiamo altre cose da altri bambini. E sono profezie autoavverante, sì. Perché se tu ti aspetti che un bambino fa casino sempre, in qualche modo tu stai aiutandolo a fare casino sempre. Non riesci a sorprenderti quando lui fa una cosa un po' diversa, perché ti aspetti quella cosa là. Così come se uno dice delle cose intelligenti che ti piacciono, il ragazzino che tu ami molto perché ti risponde, è vivace, tu lo stai costringendo dentro quel ruolo, dentro la classe. Cioè noi influenziamo enormemente le relazioni reciproche e spesso confermiamo le difficoltà. Lo sguardo dell'insegnante conta tantissimo. Pensate rispetto a, per esempio, a un bambino con... disabilità. Tu c'hai in classe un bambino con una disabilità. Lo sguardo con cui lo guardiamo noi insegnanti, mettiamo che c'è anche l'insegnante di sostegno, influenza enormemente lo sguardo degli altri bambini. Se io insegnante penso, siccome c'è questo bambino dobbiamo cambiare molte cose, fare altre cose perché lui possa farle con noi. È un modo. Tu pensi, questo bambino, oddio, questo bambino mi impedisce, non posso fare questo, non posso fare questo. Sono due ottiche diverse. Il nostro sguardo influenza lo sguardo dei bambini. Perché il nostro sguardo comunque conta tanto, tantissimo conta. Nel dar valore alle cose o nel non dargliele, nel tagliare la parola o dare la parola a chi non ce l'ha. E siccome i bambini non parlano tutti, non allo stesso modo, c'è qualcuno che comincia a parlare dopo mesi, qualcuno che è molto sicuro di sé, parla sempre anche sugli altri. Arrivare a una situazione democratica, diciamo così, in cui c'è veramente la possibilità di avere che tutti abbiano la parola e che soprattutto tutti siano ascoltati dagli altri, c'è un gran lavoro da fare, grandissimo lavoro da fare. Anzi, penso che il lavoro più grande all'inizio della prima, insomma, quando si comincia a lavorare in una classe, è creare quella situazione, quel contesto in cui tutti si sentono tranquilli di poter dire quello che pensano, cioè dare dignità al pensiero di tutti. È una gran fatica, richiede un gran lavoro, ma è importantissimo. Questo sì è una cosa molto, molto da imparare a fare. C'è una parola che a me piace tanto, che è reciproco. Allora, la parola reciproco viene dal latino e dice recus procus. Recus vuol dire vado indietro, procus vado avanti. È molto importante che è reciproco, non è pro reci, insomma. Cioè prima vai indietro e poi vai avanti. Perché se tu non vai indietro non c'è spazio per l'altro. La reciprocità parte dal passo indietro.
Senza il passo indietro noi non possiamo ascoltare nessuno. E siccome noi insegnanti abbiamo molta difficoltà a fare passi indietro, molta, perché abbiamo un sacco di cose da fare, noi abbiamo sempre un sacco di cose da fare. Tutti gli insegnanti hanno sempre un sacco di cose da fare e non hanno mai tempo per fare le cose che devono fare. È l'incubo degli insegnanti, sempre così. Parli con chiunque insegnante, c'è molta cosa da fare. Sì, troppe cose da fare. Tutti. Nessun insegnante dice, c'ho un sacco di tempo, guarda, non so come... Nessuno, mai. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella nostra professione. Perché noi dobbiamo avere del tempo in cui non sappiamo cosa fare. C'era Emma Castelnuovo, straordinaria didatta della matematica, che è stata mia maestra, meravigliosa, la quale una volta io ho detto, ma scusa, tu quanto le preparavi le lezioni? Perché faceva delle lezioni meravigliose. E lei mi ha detto, poco. Come poco? E ha passato tutta la vita, non era sposata, non aveva figli, faceva solo quello. Andare a convegni internazionali, spiegare, scrivere libri, cioè per preparare la didattica. Lei ha innovato proprio in modo come un calzino ha rovesciato la didattica della matematica. Ma in quel poco c'era una saggezza enorme, perché diceva, poco perché io non so quello che succederà. Cioè io dico, oggi parleremo delle affinità, di come quelle finestre rettangolari, se qua entrasse il sole, fanno qui delle figure a terra che sono affini a quelle. Io posso pensare, oggi farò questo, se c'è il sole, ma non so che cosa succederà. Cosa dirà Lorenzo, cosa dirà Nisrin, cosa dirà, cosa ne nascerà fuori. E da quello che ne nasce fuori noi scopriremo delle cose o forse altre cose. E questa io la chiamo la competenza jazz degli insegnanti. Ma la cosa è la competenza jazz? Il fatto che bisogna sapere improvvisare. Ma sapere improvvisare, attenzione, non è fare qualsiasi cosa. Perché chi fa jazz studia tantissimo per improvvisare. Cioè io devo avere una cassetta degli attrezzi come insegnante, molto piena di cose. E allora so che in quel momento un bambino mi dà quello stimolo e so reagire dicendo, ah, seguiamo quello stimolo. Più sono povero di stimoli e più impongo quello che voglio fare. Perché ho paura. E ho paura che mi devino su un'altra strada e dico, e poi su quella strada che faccio? Non so che fare. Quindi capite, paradossalmente, ci dobbiamo preparare tantissimo per fare poco e non sapere cosa faremo. Ma prepararci tanto, tanto, tanto. Perché più cose sai che puoi fare e più puoi dire non le faccio. Ma devi sapere che le puoi fare. È un paradosso, però è il paradosso della relazione. Anche tra marito e moglie, quando pensiamo di sapere tutto della persona con cui stiamo, è finita. È finita. Perché uno non si aspetta più nessuna sorpresa. Tanto io so come sei. E questa frase è terrificante. Tanto io so come sei, è finita. È finita. È finita. Perché se io so tutto di come sei, che ci sto a fare? Basta, vado da un'altra parte. No? Cioè. Tutte le relazioni si basano sull'equilibrio tra tutto quello che sai, che può essere moltissimo, anche molto intimo, molto profondo, e quello che non sai. E c'è sempre una cosa che non sai. Anzi, tra uomini e donne c'è un'enormità di cose, perché siccome siamo strutturalmente, radicalmente diversi, è della meraviglia, diciamo, del mondo, io non saprò mai veramente, perché comunque tu pensi in un modo diverso da me. Ma è quella differenza che arricchisce. Perché la natura è molto furba. Avendo creato uomini e donne, con l'evoluzione, ha fatto in modo che tra loro c'è anche una grande attrazione. Perché se non ci fosse questa grande attrazione, cioè, voglio dire, perché uno dovrebbe mettersi a fare quella fatica di incontrare quel corpo che è così diverso? Io mi ricordo, abbiamo fatto un lavoro a Palermo per tanti anni, interculturale, con gente di tutte le culture del mondo, facevamo delle cerchio narrativo, insomma. Era un progetto che abbiamo fatto per anni. A un certo punto è venuto fuori, abbiamo discusso, c'erano persone veramente di tutto il mondo. La vera differenza al mondo è tra i maschi e le femmine. Quella veramente radicale. Cioè tutte le altre sono... Era interessante perché erano veramente persone che si confrontavano con il razzismo, con le difficoltà, con le culture che non si comprendono, eccetera. Però la radicalità di quella differenza. Ora il problema è che mentre tra maschi e femmine c'è questa attrazione, tra le diverse culture non c'è assolutamente. Non c'è stata nella storia
e non c'è adesso. È tutta una costruzione culturale. Tollerare l'altro e pensare che l'altro mi può dare qualcosa che io non ho è una costruzione culturale faticosissimamente costruita nei secoli, che basta che arriva un pazzo e la distrugge. Ricordiamocelo questo. C'è una frase di Primo Levi, bellissima, che dice: c'è un verbo, non tutti sono uguali, non tutti hanno gli stessi diritti. Dove attecchisce quel verbo, in fondo c'è il lager. Una frase molto schietta, semplice, nitida. È così. Se attecchisce il verbo del non tutti sono uguali, non tutti hanno gli stessi diritti, cioè quello che si dice comunemente nel nostro paese, per esempio, in fondo c'è il lager. Magari sta al di là del mare, sta in Libia, non sta qua, così non ci abbiamo le mani pulite, no? Però c'è il lager, ci sta, già c'è adesso. Allora, attenzione, perché siccome il nostro luogo dove operiamo, la scuola, è un luogo di costruzione culturale, non è un luogo di trasmissione, è un luogo di costruzione culturale, noi dobbiamo essere attrezzati a costruire una cultura adatta a chi vive in questo tempo. E non è facile per niente. Cioè, adatta a chi vive in una società che sarà per forza profondamente multietnica. Per forza. Possono fare tutti i muri del mondo, ma la demografia ci dice altro. La demografia ci dice che a sud del Mediterraneo tutte le popolazioni hanno metà della popolazione che ha meno di 18 anni. E noi ce l'abbiamo meno del 15%. Quindi siamo vecchi, ricchi, e lì sono giovani e poveri. Per forza verranno, per forza. Attrezziamoci, verranno, per forza. Allora, questa è una delle poche certezze che ci dice dove orientare la nostra costruzione culturale. Perché è giusto dire le competenze fondamentali sono saper ragionare, saper scrivere bene, saper parlare, sapersi spiegare. Ma anche una competenza fondamentale è sapere stare con gli altri e sapere accettare una diversità che è faticosa. Perché diversità e ricchezza è un bello slogan. Ma è uno slogan, è spesso retorico. La diversità è anche fatica. La diversità è sempre anche fatica. Ma è una di quelle fatiche che ci attrezzano a vivere meglio. Io di questo, del selvaggio West, la cosa, di questo, scusate, web, la cosa che mi fa più paura, ma anche il selvaggio West era così, la cosa che più mi fa paura è l'abolizione della fatica. Questa è la cosa che più mi fa paura in assoluto. Cioè, se noi pensiamo di vivere in un mondo in cui si fatica di meno, rischiamo di non essere attrezzati alle cose fondamentali. Perché sicuramente abbiamo bisogno di molto impegno, molta fatica, molta costruzione che rimette in discussione molte cose di noi. E questa è una cosa che si può fare solo allenandosi giorno per giorno. Faccio un esempio che mi piace molto. Allora, una bambina che c'è in classe, si chiama Nisrin, molto simpatica, viene dal Marocco, a lei non gli piace tanto la matematica. No, non gli piace, anzi, c'ha un po' di difficoltà. Un giorno mi fa, siccome noi abbiamo un cartello in classe da 3 anni, con scritto dove si nasconde la matematica. Ogni tanto qualcuno va lì e scrive qualcosa, ma è pieno di frasi, saranno 300 cose. Dove si nasconde la matematica? Ogni tanto, ah, sta anche lì, allora va lì e scrive. Un giorno Nisrin dice: maestro, la matematica è un omino che va in bicicletta dentro la testa. Corre. Se si ferma, cade. Se non si ferma, arriva e risolve il problema. Questa è la matematica. La definizione è meravigliosa. Allora, dico, beh, scriviamola in classe. La scriviamo in classe grande, perché secondo me è così. Io ho capito così. La matematica è un omino che corre dentro la testa, in bicicletta. Corre in bicicletta dentro la testa, scusate, non ho detto la cosa fondamentale. Corre in bicicletta, quindi se si ferma, cade. Se in bicicletta fermo, cade. Se invece continui. Attacchiamo in classe questa cosa, poi siccome facciamo una mostra matematica, c'è questo grande cartello, la matematica è un omino che corre. A un certo punto il papà uruguaiano di un'altra bambina, che sta studiando l'arabo, non so perché, mi dice: Franco, sai che in arabo matematica si dice allenamento, nel senso
La parola matematica vuol dire allenamento nel senso anche dello sport. Ma dico, ah, vedi, quindi può essere che Nisrini, quando ha detto la matematica è, stava pensando alla parola araba, che magari non ricorda nemmeno, ma gli è rimasta dentro la testa. Parlo col padre di Nisrin, dico, scusa, ma dimmi un po', ma matematica in araba, come si... E lui mi fa, sì, allenamento, ma anche acrobazia. Nella parola c'è anche acrobazia. Allora, vedete che avere Nisrin in classe è una meraviglia, perché mi dà la possibilità di pensare. Gli arabi ci hanno regalato quasi tutto rispetto alla matematica, quindi voglio dire, non è onore, no? Saranno pure musulmani, però ci hanno regalato i numeri. Allora, è come che mi piacerebbe fare, anzi vi invito a fare se avete voglia, un elogio della disomogeneità, spiegando tutte le cose che ci dona la disomogeneità, ma non un elogio retorico, un elogio concreto, cioè tutte le volte che una situazione di disomogeneità culturale, di età, di, che ne so, tra Gubbio e, come si chiama qua, Fossato, di, come si chiama? Gualdo. Persino uno di Gualdo può dirci qualcosa di interessante a uno di Gubbio. Cioè le diversità, perché non è che sono solo tra i continenti, no? Anche tra Gualdo e Gubbio si può imparare qualcosa. Questa è veramente dura. Capisco che questa è la più difficile di tutte, però può essere che anche tra quelli di Gualdo e quelli di Gubbio ci si può insegnare qualcosa. Il punto di vista di Gualdo, terribile, terrificante. Perché? Perché questo è molto interessante, perché se io scopro che uno che è diverso da me mi dice una cosa che a me mi arricchisce, cambia un po' il mio punto di vista, no? Posso persino pensare di andare ad abitare a Gualdo, insomma. Cioè posso spostarmi. Se mi sposto succede qualcosa, che poi è il punto chiave, no? Perché tutta la cultura è spostamento, spostamento di un punto di vista, spostamento di una possibilità di comprensione delle cose. L'ultima cosa a cui accenno, poi dopo la smetto. La moltiplicazione dei linguaggi e il rispecchiamento culturale. Allora, vi faccio un esempio. Andiamo a Venezia con la mia quinta, quattro anni fa, l'ultimo anno, una classe che amavo tantissimo, quella che racconto nel libro. Volevo portarli a fare una cosa bella. Allora, con la mia collega decidiamo, andiamo 3 giorni a Venezia. Molti loro non c'erano mai stati, allora abbiamo fatto un gemellaggio con una classe della Giudecca, perché sennò non c'erano i soldi, insomma. Abbiamo organizzato tutto, ci abbiamo messo un anno e mezzo a organizzare. Finalmente andiamo. Prima di partire, io chiedo di mandarmi il catalogo della mostra Guggenheim. Per chi non la conosce, la mostra Guggenheim Venezia è meravigliosa perché è una casa privata. Questa Peggy Guggenheim è amica di tutti quanti gli artisti, gli dava i soldi perché era ricca, e loro gli regalavano i quadri, quindi i quadri più belli del Novecento. Ma dentro una casa, non è un museo, perché la cosa bellissima è che è una casa bellissima, ma è una casa. C'è il letto, cioè... Prendo i quadri e li distribuisco, li metto per terra, tutti quanti per terra. Cioè, questo catalogo, che era bellissimo, strappo tutti i fogli, peccato, ma insomma, li metto tutti per terra e dico ai bambini di sceglierli. Allora si mettono lì, cercano, finalmente trovano. Ognuno sceglie il suo. Dico, teneteveli, portateli a casa e dategli un titolo. Basta, semplicemente questo. Quando arriviamo a Venezia, sul pavimento dell'ostello dove stiamo, loro rimettono il quadro e dicono questi titoli. Allora, per esempio, Ilenia, che era timidissima, proprio una bambina che non parlava mai, molto, insomma, parlava pochissimo, aveva scelto De Chirico, la torre, tutto vuoto intorno, un'ombra lunga, lunga, lunga. Torre silenziosa. Mattia, che era un vulcano, un casinaro pazzesco, difficile. Ha scelto da lì tutti quegli orologi che si sciolgono, quelle cose. Il titolo era Pesce fuor d'acqua. Pesce fuor d'acqua. Poi c'era Greta, che era già in preadolescenza, una bambina molto, insomma, profonda, un po'... presa dalle turbe della preadolescenza.
Aveva scelto Magritte, quel quadro che se lo guardi sotto è notte, se lo guardi sopra è giorno. E l'ha chiamato Sole Scuro. Fantastico. L'ossimoro dell'adolescenza, Sole Scuro. Fabio, che era un bambino che aveva molti problemi, però anche molto voglioso di fare, così aveva scelto Chagall, la capra che vola col capraio appeso che vola insieme. L'ha intitolato Capra pazza. Allora, quando con Cornelia siamo messi, abbiamo ascoltato, erano dei perfetti autoritratti, proprio perfetti. Però quell'autoritratto loro l'hanno potuto fare insieme a Chagall, a Kandinsky, a Magritte. La scuola dovrebbe servire solo a questo, solo a questo. Cioè pensare che tutte le cose meravigliose che noi trattiamo, perché a scuola trattiamo solo cose meravigliose, la storia dell'arte, la storia del genere umano, le scoperte matematiche, la lingua, la letteratura, cioè tutto quello che facciamo a scuola è meraviglioso, è bellissimo tutto. Noi lo roviniamo un po', però in sé è meraviglioso. Mi piacerebbe pensare che ciascun bambino, ciascun ragazzo, adolescente, a tutte le età, rispecchiandosi in quell'oggetto culturale, scopre qualcosa di sé. A questo serve la scuola, nient'altro. Cioè scoprire qualcosa di sé in un corpo a corpo con la bellezza dell'arte, perché allora la fatica della conoscenza ha un senso. Cioè se io penso che quel quadro di Chagall c'entra con me, allora posso anche studiarlo, cercare di capire di più. Ma se penso che, come diceva un mio bambino alla Magliana quando ho cominciato a insegnare, una mattina, la parola problema, che è un problema? Ah, un problema, io ho un problema. Mio padre non mi porta l'estate in vacanza, un altro c'è un altro problema, io sono una femmina, non mi fanno uscire, invece i maschi li fanno giocare. Tutti i loro problemi. Poi a un certo punto alza un bambino e dice, ho capito maestro, sono due problemi, seconda elementare, Magliana, Roma. Ci sono due tipi di problemi, i problemi nostri e i problemi del quaderno. Aveva capito tutto. Allora, se ci sono solo i problemi del quaderno, è chiaro che io, se vado bene li faccio, se vado male è un inferno e non li faccio, faccio male. Ma sono problemi del quaderno, non sono problemi miei. Il nodo è, riusciamo a stabilire questa connessione per cui qualcosa, non dico tutto, tutto è impossibile, ma qualcosa della meraviglia della conoscenza mi riguarda, proprio a me. Per quello devo moltiplicare i linguaggi, perché sarà quello a cui gli parlerà più la pittura, quello a cui gli parla di più la letteratura, quello a cui gli parlano di più le formule matematiche. E va bene così, va bene così. Non dobbiamo andare bene tutti in tutto, perché è innaturale. Ma l'importante è che ci sia una cosa nella quale io mi possa rispecchiare e che mi dice qualcosa. Quello già dà il senso, basta quello. Dobbiamo trovare una cosa nel nostro lungo percorso scolastico che dia senso al fatto che io ho una relazione con quell'oggetto lì. Ci sono ragazzi, purtroppo, che non incontrano mai niente. Io lo chiamo rispecchiamento culturale, cioè rispecchiarsi in un oggetto culturale. Chi non incontra mai niente, per forza che se ne va. E questa dispersione non è solo la dispersione scolastica di quelli che abbandonano la scuola e non ci vanno più, che è un problema enorme, ma anche la dispersione di quelli che ci vanno ma non ci stanno con la testa, che è una dispersione ancora più sofferente, perché stai lì dentro e non c'entra niente, tutto quello che è intorno, per fortuna sono le compagne e i compagni, uno si innamora, fa casino, c'è tutto il resto, che la scuola è anche quella cosa là, per fortuna, se no, no sarebbe l'inferno proprio, cioè, c'è tutto quello che non è scuola, diciamo, che però conta tanto nella vita dei ragazzi. Perché se non c'è questo rispecchiamento culturale, e se non c'è la nostra capacità di moltiplicare i linguaggi, quindi offrire le possibilità più diverse ai diversi ragazzi, non scatta quell'amore per la conoscenza che è il nostro unico vero fine. E sappiamo benissimo che quello lo trasmette se noi abbiamo amore per la conoscenza. Perché una maestra o un maestro che non legge i libri, che non legge mai, perché non legge, non può educare alla lettura. Potrà insegnare a leggere e scrivere, ma non educa alla lettura, perché non può trasmettere qualcosa che lui non ha. Quindi, io non dico che noi dobbiamo amare tutto, però un po' di passione culturale ci vuole.
ci vuole, perché sennò non possiamo dare niente. E la cosa interessante è quando scatta un, non so come dire, un cortocircuito tra il fatto che io amo molto leggere. Lo sente questa cosa e anche lui sente di poter dire, ah sì, anch'io. Oppure io amo molto fare pazzie con la matematica, come avete capito, e quello so che ci sono dei bambini che suonano, risuona questa cosa. Arrivano la mattina e dicono, ah maestro, che noi inventiamo i teoremi, no? Quindi, maestro, c'è un teorema nuovo, c'è il quaderno dei teoremi con tutte le nostre scoperte. Questo è molto importante perché loro sanno che quella cosa, loro ne godono in qualche modo perché anche io ne godo. Perché tutto quanto è relazione. Relazione tra noi l'oggetto culturale e tra noi come persone. Vabbè, grazie. Allora, io dovrei stare zitto perché non c'ho neanche la voce. Anzi, un amico per telefono mi ha detto finalmente c'è una voce da uomo, cioè perché adesso c'è una voce da donna. Ma io intanto devo ringraziare Franco Lorenzoni perché per essere qui fa scuola ancora per quest'anno. Però c'è un sacco di impegni, produce, scrive, segnalo anche, credo che lo faccia ancora, curare quella pagina bellissima del Domenicale. No? Del Sole 24, non c'è più la pagina, però vedo che tu ogni tanto fai delle incursioni in un giornale appunto importante come il Sole 24 Ore, sembra appunto un oggetto insolito quel tipo di riflessione, invece è molto interessante. Per chi non l'avesse letto, il libro I bambini pensano in grande è un libro bellissimo e mi viene da pensare che nel Medioevo dicevano che a un testo chiaro non devi fare una oscura chiosa, non devi fare un commento a un testo chiaro, cioè la sua lezione è stata chiarissima, quindi non dovrei sporcarla io con dei commenti. Mi piaceva questa cosa che dicevi, oltre a tutte le altre che hai detto, insomma, della sorpresa, delle analogie. C'è una parte di questa sala che mi piace molto. L'altra volta quando c'era Gatto non l'ho detta perché è proprio quel gatto che sta lassù, sopra la finestra. E siccome per lavoro, per mestiere, per destino, uno sta sempre al centro della scena, cioè stiamo su un palco, a me capita di stare in cattedra da tutta la vita, insomma. E invece quel gatto è fuori della scena e mi piacerebbe vedere la vita come la vede lui, che è come la vedrebbe un bambino probabilmente, una decentrata e sorprendente per certi versi. E come diceva Cacciari, la cultura contemporanea è oscena, nel senso etimologico che piace anche a te, è tutta sulla scena, cioè non c'è più un segreto, non c'è più niente. E il web è proprio questo anche, cioè è il trionfo dell'oscenità, perché davvero la nozione di mistero scompare. E quando sento Franco, leggo i suoi libri, e lui domattina fa scuola, no? Se non sbaglio. Si può fare. Cioè lui fa scuola, non è un teorico, non è come me che predica bene e razzola male, cioè che studia, quello che Goffredo Fovi chiamerebbe appunto la pedagogia accademica, che è il suo demone, per cui sugli asini farò un articolo contro un'università su ogni numero degli asini, cioè, perché appunto l'accademia è sempre un po' morta e un po' fa morire, come diceva qualcuno, per cui... Invece Franco incarna il meglio della tradizione pedagogica, perché sentivo l'eco di Montessori, cioè, segui il bambino, ma come segue il bambino? È lui che deve seguire me, no? Segui il bambino, cioè, sta fermo, fermati sulle sue domande, cioè, quindi le incarna e la scuola davvero può essere il luogo e dovrebbe essere il luogo dell'incontro e della scoperta. Cioè gli incontri mancati sono terrificanti. Poi quando parlo di me adesso, non so di voi, cioè quando uno guarda indietro, che cosa avrebbe potuto fare da giovane? Io l'altro giorno mi è scappato fuori persino un elogio dello smartphone, perché io mi ricordo le finestre del liceo erano insopportabili comunque da guardare durante il ginnasio. Che guardavi fuori? Se avessi avuto uno smartphone, sa come saltavi dentro la rete e giravi, e forse la tua testa girava pure meglio, insomma.
Cioè la scuola non è una critica alla scuola, la scuola si può fare in maniera molto molto diversa, ma dovremmo cominciare da qualche parte. Da dove? Da subito, da adesso, da domattina. E anche in casa, con i bambini. Adesso vogliono mettere le telecamere. Io metterei le telecamere in qualsiasi scuola, ma non per ragioni di sicurezza, queste cose così, o per il grande fratello anche di tipo educativo, ma perché vedremmo delle cose inaudite, cioè di comportamenti, non gli schiaffi, le percosse, la violenza, ma l'inascolto. Cioè il rumore e il non ascolto, cioè l'esatto contrario di quello di cui ha argomentato Franco. Vedremo quello sarebbe davvero il crimine più grave, più peggio della pedofilia per certi versi, perché sarebbe proprio mortifero, insomma. La comunicazione umana, ce l'ha ribadito lui, è analogica, non è solo digitale, cioè se perdi un pezzo, la mente, il corpo, lo spirito, non c'è. E purtroppo appunto la comunicazione digitale è digitale, ha la sua potenza bidimensionale, non c'ha tre dimensioni, è piatta e gli manca la corporeità e forse la dimensione spirituale o quella della profondità, insomma. Quindi si perde qualcosa. Noi abbiamo dato a questa settimana del libro questo tema del selvaggio web, perché ci piaceva, insomma, perché c'era una bella definizione che diceva la cultura è l'addomesticamento del selvatico, in fondo è quella ricostruzione del neolitico, del paleolitico che hai fatto tu, cioè addomestichi il selvatico, hanno addomesticato le piante, gli animali, poi ci siamo auto-addomesticati in maniera impressionante con la civiltà e con questo ultimo, ulteriore passo, ha ragione Franco, aveva ragione anche Marco Gatto, siamo di fronte a un cambiamento d'epoca, questo può non piacerci, come la globalizzazione, può non piacerci, ma è un fatto. Come la bomba demografica, è un fatto, quella fa tic-tac, cioè voglio dire, prima o poi fa il botto, cioè, è nei numeri, insomma. E questo non significa, c'è stato un dibattito anche sordo, forse non è venuto fuori tra chi ha partecipato a questi incontri, non è una demonizzazione del web, delle tecnologie, di cui sembra che nessuno di noi voglia fare a meno, o possa fare a meno, e non è neanche giusto fare a meno. Però c'è un problema di equilibrio. Mi veniva in mente una fulminea considerazione di Fabrizio Ravaglioli, il mio maestro geniale, quando diceva chi vince smette di pensare. Cioè questa è una cultura, è una tecnica che ha vinto sulla realtà, ma è mortale perché tu smetti di pensare. Cioè pensi che la realtà sia quella costruita dal grande algoritmo e come diceva Stefano Falaffi bisogna pensare anche contro l'algoritmo perché altrimenti sei fregato, perché quello ti impedisce... quello sguardo laterale, l'incontro con l'altro, perché ti costruisce, ti profila, hai preso le camper, 27 tipi di camper, cioè ti riproduce te stesso, quindi ti impedisce di incontrare l'altro, quindi è questo, l'algoritmo di per sé fa un ottimo lavoro, fa il suo lavoro, non è né buono né cattivo, ma i suoi effetti sono quelli prevedibili, è molto prevedibile, l'imprevedibile è escluso da questa cosa qui. Io mi ricordo 2 anni fa, quando è che Crozza fece l'intervento a Sanremo, e mi sorpresi perché tirò fuori quella bellissima citazione di Goethe che nel suo viaggio in Italia va a vedere la Cappella Sistina. E io me lo sono letto il viaggio in Italia, un librone del 700, non me la ricordavo, dico porca mia, ma guarda quanto l'ho letto male, e guarda questo che autori che c'ha. Vai su Google e clicca Goethe il viaggio in Italia, è la prima frase che viene fuori. Andare a vedere la Cappella Sistina è capire che cosa può un uomo da solo essere capace di realizzare. E quindi in realtà era l'algoritmo di Google, nessuno degli autori aveva letto il viaggio in Italia di Goethe. Era una bellissima frase, forse una delle più belle, però tutta questa vittoria ha un costo, è lo sforzo che ti manca. Non lo devi sfogliare più, ma se non lo sfogli non incontrerai quello che non ti aspetti e quindi troverai solo quello che ti aspetti oppure quello che l'algoritmo produce. Un'ultima osservazione, mi sembra che il messaggio sia questo, non demonizzare questi strumenti, ma mettergli vicino dei contrappesi che riequilibrino. Era la vecchia concezione termostatica di Postman e mi aveva sempre colpito la sua osservazione. Lui la riferiva alla televisione, quando lui se n'è andato i computer erano
all'alba, insomma, cioè non c'era ancora il boom della società del web, i digital media ancora non erano esplosi. Però lui diceva della televisione: i bambini che non l'avranno guardata oggi saranno i creatori della televisione di domani. Perché un bambino che guarda la televisione oggi viene formattato dalla televisione. L'Italia non ha prodotto neanche il Grande Fratello, cioè abbiamo importato anche i format più elementari, più banali, l'hanno inventati qualcun altro, probabilmente un qualcun altro che non ha guardato la televisione. E un bambino che sta con troppo con lo smartphone in mano, o con troppo il tablet in mano, oppure appunto fa un videogioco bellissimo con lo sci, e quello è un bambino che un domani probabilmente sarà sempre carne da macello, cioè sarà sempre carne da cannone. E un'ultima osservazione, mi viene in mente quello che viene chiamato anche l'effetto San Matteo, no? Da Merton, nell'allievo di Parsons, diceva: chi ha molto riceve ancora di più. Cioè una persona che ha molta cultura e nel web trova tutto, ma chi ha poco gli viene tolto anche quel poco, perché viene riempito di immondizia, di fake news e non di oro e d'argento, come dovrebbero essere riempiti la mente, il cuore e lo spirito dei bambini e dei giovani, che sono il meglio dell'umanità e avrebbero davvero diritto sempre al meglio. Però adesso ancora Franca è qui, con la sua pazienza, quindi approfittate per fare domande, siete moltissimi di voi sono degli insegnanti, e quindi un confronto alla pari su una pratica che si può fare. No, è acceso, c'è la fila un po' bassa, però carica. Funziona? Sì. Allora, che tipo di silenzio è questo? Cioè, devi aggiungere un'altra categoria. L'attesa. Un maestro che non esercita. Sono venuta con mia figlia che... Adesso è un po' particolare questa domanda, non vuole essere sessista. Ma io ho guardato questa sala e ho detto: ma non c'è un maschio.
Questo aspetto, dal punto di vista educativo, è un aspetto normale, positivo, negativo? Come lo considera? Come lo valuta? C'è una risposta che è sociale, perché è da tempo, però francamente è stupefacente che nell'educazione di un bambino, ripeto, sono di metodo naturale, la figura maschile dalle elementari, dall'asilo, anche dalle medie, anche alle superiori, manca, è assente. Lei ha notato nell'arco del tempo la diversità, perché quando andava a scuola io c'erano i professori, i maestri, e le maestre, le professoresse. Ha notato questo e le ripeto, è positivo o negativo oppure è indifferente questa cosa? Io raccoglierei più domande, così poi dopo magari... questa che per esempio era molto interessante. Vai. Buonasera, io sono originaria di una funzione. Sono tanti anni che volevo venire a trovare la Fusenci, invece ora mi sono trasferita a Gubbio e quindi ho trovato l'occasione questa sera. Dunque, io ho un'esperienza un po' particolare perché ho frequentato un istituto d'arte, poi mi sono laureata in beni culturali e con la laurea ho iniziato a lavorare immediatamente con i laboratori didattici per bambini, con la ceramica e con le attività artistiche in generale a Terni, in via Carrara. Da settembre però ho avuto l'occasione anche di supplenza alle scuole medie, insegnando lettere, storia e geografia. Ora, la mia difficoltà più grande è stata proprio quella dell'ascolto, cosa che con le attività manuali mi sono messa, diciamo, a praticare così, sì, da esperta di ceramica, ma poi studiando i testi di pedagogia per poter avere un approccio diverso con i bambini. Però con le mani avveniva tutto in maniera molto più semplice. Nelle scuole secondarie la difficoltà più grande, a mio parere, è proprio questo scollamento con la pratica e la teoria. Cioè, e credo che sia un po' un problema nostro anche italiano, ritenere la pratica manuale, ok, o comunque il ragionamento, come diceva lei prima, come un qualcosa di diverso. Cioè, finite le elementari, nelle scuole medie non si deve far più esperienza, cioè il lavorare con i ragazzi, dandogli concetti, competenze, però che deve rimanere tutto solo nel libro e poco nella pratica. Questo lo trovo un limite enorme, che credo sia soprattutto un problema forse più legato alla nostra cultura, tant'è che le cose pratiche sembrano, no, riferite solo al liceo artistico, solo a certi, e magari si riscoprono poi da adulti. Io nei miei laboratori per bambini in ceramica, dico, mi capita spesso di farlo per i bambini e poi sono i genitori che si approcciano proprio al mondo del pratico. Ecco, quindi volevo un po' una conferma di questo, perché la mia difficoltà più grande in questo momento da docente di lettere è proprio questa, cioè l'ascolto, perché a mio parere c'è un forte, non qualcosa di pratico, ecco, non qualcosa di concreto che i ragazzi poi possano praticare veramente, ok? Grazie della bellissima esperienza.
Ok. No, io non sono un insegnante, sono un genitore e poi mi occupo, lavoro nel mondo dell'economia sociale, quindi mi occupo anche di progettazione. E c'è una parola che mi è venuta in mente mentre l'ascoltavo, che ormai è diventata la parola chiave da anni di tutto il mondo della progettazione in generale, che è la parola innovazione. Innovazione. E pensando a quello che lei diceva, mutuando le sue parole, la parola innovazione forse oggi è fare quello che non si fa più e non quello che ancora non si è fatto. Purtroppo spesso ci si confronta, quando ci si confronta con l'opportunità anche di agganciare risorse economiche per la scuola o anche per altro, sul fatto che l'innovazione viene spesso legata a un'innovazione di carattere tecnologico. E questo secondo me è un grande impoverimento, perché in realtà il lavoro di innovazione che noi dovremmo imparare a fare tutti quanti è proprio quello di imparare a fare quello che non facciamo più e a farlo anche meglio, con maggiore consapevolezza. Questa è una riflessione sostanzialmente che mi veniva da questo suo intervento, che la ringrazio. Vede. Se non c'è nessun altro, intanto questi due. Sì, allora, sulla questione dei maschi, allora, io ho fatto il primo concorso della scuola materna, della scuola di infanzia statale, aperto agli uomini, perché prima non si poteva. E quando sono arrivato a scuola, mi ricordo nel Viterbese, a fare una supplenza, La dirigente scolastica mi ha detto: ma lei perché ha fatto questa cosa? Ho detto: ma perché a me piacciono i bambini. Ah, questo non me l'aspettavo proprio, perché mi pensavo un fallito, cioè uno che fa la scuola di infanzia mi ha trattato come... Questo la dice molto lunga sul rapporto che c'è con l'infanzia nel nostro paese. In altri paesi europei assolutamente non è così. Cioè, il lavoro con i bambini piccoli, i nidi, scuole dell'infanzia e naturalmente anche elementari, è come che, sì, come che non avesse così tanto valore, per cui i maschi possono... Io incontro tantissime volte, io sono stato maestro elementare, però sono stato, poi ho fatto l'ispettore, poi ho fatto il direttore, perché come se ci fosse bisogno che se uno è maschio fa quello, poi lo fa perché poi fa altro. Ieri mi è venuto in mente, siccome sentivo alla televisione un bellissimo servizio sulla disparità salariale maschi-femmine e la lotta che si sta facendo finalmente in tanti posti con grande... insomma, finalmente c'è una forte... Per esempio in Spagna l'8 marzo c'è stato un grandissimo sciopero, insomma, cioè delle donne per questo. Penso che siccome a scuola non c'è la disparità tra maschi e femmine, è uno dei motivi per cui i maschi non ci stanno. È brutale questa cosa, ma io credo che sia vero. Cioè, nel senso che in quasi tutti i posti di lavoro i maschi guadagnano di più, nella scuola no, e questo è uno dei motivi per cui i maschi non stanno a scuola, e questa è una vergogna naturalmente. Poi c'è l'aspetto culturale è molto forte, anche se c'è un paradosso, perché io credo che una delle poche cose sicuramente positive degli ultimi 30 anni è che i giovani padri si occupano di più dei figli piccoli. Questo è successo. Io mi ricordo, mio padre per esempio diceva, io sono molto vecchio, quindi mio padre è ancora più vecchio, diceva: io fino a 7 anni i miei figli non ho mai incontrati. Cioè, era come se i maschi intervenissero con l'età della ragione. Un tempo si diceva 7 anni l'età della ragione. Cioè, come che se i neonati non fossero... Invece io vedo, non lo so se è un'esperienza limitata, ma vedo nelle giovani coppie molta più relazione dei padri con i piccoli, e questo è un fatto sicuramente che giova molto ai padri innanzitutto, alle madri naturalmente, e anche ai bambini piccoli. Cioè, io sono convinto che in questo discorso delle diversità fa molto bene un bambino stare con un maestro o una maestra, sarebbe molto auspicabile a tutte le età,
come farebbe bene agli adolescenti confrontarci con professori. Qua c'è un problema culturale grosso del fatto che in Italia purtroppo la scuola e in generale l'educazione da molti anni è vilipesa, offesa, attaccata, non considerata a livello politico, ma non solo a livello politico, anche molto a livello culturale. Ricordiamoci sempre che io non credo che i politici siano peggio della società, che assolutamente. È la cultura corrente che purtroppo ha questa tara ed è una grande perdita. Per esempio, basta andare in Svizzera, le scuole dell'infanzia sono piene di maschi, ma credo che ci sia un problema salariale dietro, sono abbastanza convinto di questo. Differenze. Certo. Secondo, e anche, questa è una cosa molto negativa, no, non da tutti, naturalmente, non, sicuramente non da voi che siete qua, ma è vero che il mestiere di insegnante è anche visto come un mestiere che non è tutto il tempo, non so come dire, che è un mestiere di mattina, allora più adatta a una donna che deve fare altre cose, cioè c'è questo aspetto che anche questo è una cosa che offende chi lavora, perché sappiamo benissimo che chi lavora bene a scuola fa un lavoro con un tempo grande di impegno, però è percepito socialmente anche da chi decide di farlo come, per esempio mi dicevano alla Bicocca di Milano, che è una buona università di scienza della formazione primaria, buona, meglio di altre, generalmente non sono tanto buone, purtroppo, non ci vanno le ragazze di Milano, ci vanno solo le ragazze dei paesi, del Bergamasco, non ci vanno. Cioè nessuna ragazza di Milano pensa di fare la maestra. E questo lo dice socialmente qualcosa, no? Racconta qualcosa. Cioè il prestigio sociale è presso. E questo è molto triste, perché noi sappiamo quanto è importante il nostro lavoro, senza presunzione, ma insomma pensiamo che per dei bambini incontrare delle persone capaci, appassionate, vogliose di fare, conta, perché è un'impronta, un imprinting, diciamo, che hanno rispetto al rapporto con la cultura. Sul discorso dell'arte, allora, il mio nemico giurato, che penso che faccia molto male alla scuola, è il fatto che le materie si somigliano. Mio figlio alla scuola media, ad Amelia, che è anche una scuola media buona per tanti versi, però musica, doveva studiare sul libro le parti della viola, del violoncello, studiarle, impararle e ripeterle. Storia, tu leggi, impari, sintetizzi e ripeti. Letteratura, la critica, tu impari, leggi, devi ripetere. Se tutto è uguale, perché il processo mentale è uguale, prendere un testo, memorizzarlo e sapere.